Hello, bentornati o benvenuti sul mio canale, amici. La supposta di oggi sarà una supposta un po' particolare. Parleremo di architettura e paesaggio, ma lo faremo guardando attraverso una lente. Oggi parleremo della rappresentazione del paesaggio attraverso la macchina fotografica di Luigi Ghirri. Ma prima di iniziare, mi preme ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso. Cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. In più, seguitemi su Instagram e Facebook, perché tra un contenuto e l'altro spesso chiedo proprio il vostro aiuto tramite i sondaggini per decidere insieme a me gli argomenti dei video futuri. Perciò prendete i vostri cellulari e cliccate su segui. Su, forza! Grazie. Quanto tempo fa mi è stato chiesto di parlare un po' di fotografia? Ho pensato che sì, lo avrei potuto fare, ma volevo anche mantenere una certa coerenza con il tema principale del mio canale. E così ho cercato un buon pretesto per parlare sì di fotografia, ma tramite l'architettura. La mia ricerca naturalmente è stata di una facilità estrema, perché chiunque mastichi anche solo un minimo di questi due mondi, ovvero fotografia e architettura, saprà benissimo che non c'è figura migliore di Luigi Ghirri per raccontare proprio questo rapporto tra le due discipline, esplorare un po' il mondo della fotografia d'autore, ma soprattutto capire come si può raccontare un luogo attraverso la fotografia. Scattare un ritratto di una persona o di un animale, secondo me, è molto più facile che scattare un paesaggio. Ma aspettate, con questo non voglio dire che sia estremamente facile scattare un ritratto. No, anzi, lasciate che vi spieghi meglio. Io personalmente vedo la fotografia come una forma d'arte ed è per questo che mi piacciono tantissimo i ritratti e soprattutto mi piacciono i ritratti molto artefatti. Le messe in scena, i costumi, i props in quantità industriali e la post-produzione massiccia che c'è e si deve notare. Perché personalmente io uso il mezzo della fotografia come se fosse una tela con dei pennelli. Mi piace dipingere con la fotografia. Adoro scattare ritratti di persone perché mi piace dare quasi un ruolo alla persona che ho davanti, travestirla, truccarla e farla atteggiare in modo che interpreti pedissequamente il ruolo che la mia mente ha in serbo per lei. E poi dedico ore alla post-produzione, spingendola parecchio e sperimentando tecniche anche molto molto invasive, perché mi piace appunto che i miei ritratti sembrino dei dipinti o delle scene di un film. Io non faccio reportage, non faccio fotografia per mostrare la realtà. È una scelta. E ovviamente questa cosa vale per me, perché è una mia direzione, il modo in cui io voglio interpretare questa cosa. E che voi la troviate giusta o sbagliata, beh, non importa in realtà. Perché a dire il vero, come in tutte le forme d'arte, non c'è giusto o sbagliato, c'è solo gusto personale. Ma vabbè, stiamo divagando. Come dicevo all'inizio, scattare ritratti per questi motivi e anche per il fatto che uno sguardo o un'espressione del volto riescono sempre a raccontare qualcosa, secondo me è più facile. Quando invece si tratta di immortalare dei paesaggi o degli oggetti o delle architetture, io personalmente sono sempre in seria difficoltà. Le mie foto di paesaggi fanno tendenzialmente abbastanza schifo, quasi sempre. E questo perché per me, nonostante gli insegnamenti, i corsi, le centinaia di letture che ho fatto in merito e le migliaia di immagini che quotidianamente passano davanti ai miei occhi, raccontare un paesaggio è e rimane una cosa difficilissima, perché non c'è espressione, non c'è artificio, non c'è uno sguardo, non ci sono tutte queste variabili che invece in un ritratto ci sono. Gli unici mezzi che si hanno per immortalare un paesaggio o un elemento architettonico o un'architettura sono solamente il taglio e l'angolazione della fotografia. E voi direte, bah, cioè, ti sembra poco? E no, in effetti non è poco, ma il vero problema è che avendo solo due elementi con cui giocare, la possibilità di sbagliare diventa esponenzialmente più alta. Quando si ha un panorama grandioso o un palazzo bellissimo, tutti pensiamo che la cosa più giusta da fare sia montare un grand'angolo, inquadrare seguendo una regola tipo, non so, la sezione aurea o la regola dei terzi, scattare e poi in post-produzione giocare un po' con i contrasti, con i colori, magari produrre un HDR e basta.
Sì, questa è sicuramente una soluzione ed è anche una delle più usate dai professionisti, ma vi basterà dare anche solo un'occhiata alle foto di Ghirri per far precipitare immediatamente questo modus operandi nella banalità più assoluta. E sì, amici, perché Ghirri non avrebbe mai fatto nulla di tutto ciò, tranne montare un grandangolo, dato che era il suo obiettivo preferito. Ebbene, Luigi Ghirri, classe 1943, all'età di 31 anni, con già una famiglia a carico, lascia il suo bel sicuro lavoro da geometra per dedicarsi esclusivamente alla sua grande passione, ovvero la fotografia. Esatto, parliamo di una passione, non di una professione. Luigi Ghirri nasce come autodidatta. Da allora inizia una sperimentazione fatta di occhio e di sguardo sul paesaggio. E badate bene che parliamo di mera interpretazione, perché di tecnicismi Ghirri non ne aveva affatto bisogno. La prima grande lezione di Ghirri, infatti, è che non è assolutamente l'attrezzatura a fare un fotografo. Tante volte si pensa che la fotografia sia una passione costosa. Beh, e per certi versi un po' lo è, perché effettivamente anche partire con una macchina fotografica semplice, ma di una discreta qualità che ti consente di produrre materiale interessante o perlomeno tecnicamente pulito, costa un pochetto. Ma è anche vero che secondo Ghirri e secondo i suoi discepoli, se vogliamo così chiamarli, non serve affatto riempirsi gli armadi di obiettivi e corpi macchina chissà quanto. Luigi Ghirri è stata la dimostrazione che non serve un obiettivo specifico per fare una grande foto di un paesaggio. Ricordiamo per esempio le sue istantanee scattate con una semplicissima Polaroid. Sono foto magiche, ma fatte con una tecnologia che all'epoca era davvero alla portata di tutti, una macchina amatoriale. Infatti a rendere uniche le sue fotografie di certo non era la strumentazione che usava, ma semplicemente la sua interpretazione della realtà. Il suo intento infatti non era mai quello di restituire semplicemente un luogo, la bellezza o la grandiosità di un'architettura. No, l'intenzione di Ghirri era quella di raccontare un aspetto particolare del luogo, ovvero il più delle volte come questo si relaziona con le persone, con l'uomo. Perché in realtà l'aspetto interessante di un luogo sta proprio in quello che questo luogo rappresenta per chi lo guarda, per chi lo osserva o per chi ne dà una descrizione. E soprattutto nelle relazioni che questo stabilisce con chi lo abita o chi lo percorre. A questo punto si può quasi dire che Ghirri, più che fare proprio dei reportage dei luoghi, ne facesse una sorta di mappatura analitica, ma soprattutto critica. Lui infatti mappava la crescita urbana e il modo in cui l'uomo si insedia in essa e nel paesaggio in generale. Probabilmente questo è dovuto alla sua preparazione di base o al suo trascorso al lavoro come geometra, ma nelle sue opere è proprio evidente questa sorta di ricerca antropologica e sociale fatta attraverso la fotografia. Infatti, anche quando nei suoi scatti non compaiono affatto degli esseri umani, la loro presenza c'è ed è sempre tanto evidente. Ed è proprio quella presenza a raccontare un luogo nelle fotografie di Ghirri. Luigi Ghirri infatti dice che il fotografo non deve mai limitarsi a fotografare, a immortalare un momento, a catturare un momento. E questa idea in netto contrasto con la corrente che troviamo proprio in quegli anni, dovuta a Cartier-Bresson, deve essere, secondo il nostro Luigi Ghirri, alla base non solo della formazione di un grande fotografo, ma anche alla base di una sua continua crescita personale e professionale. E proprio qui arriva il secondo grande insegnamento di Ghirri. Non è la tecnica a fare il fotografo. Sì, amici, avete capito bene. Sono certissima che alcuni di voi siano appassionati di fotografia e sono anche certa che queste persone, appena leggono in giro corso di fotografia, vadano tutti velocemente a leggere i contenuti di questo corso, perché è ovvio, siete avidi di sapere, volete conoscere, volete imparare. Ma indovinate un po', tutto ciò non serve. O meglio, ovviamente un minimo lo dovete sapere. Dovete conoscere lo strumento che avete in mano, i settaggi, le tecniche base, l'approccio da usare con la fotografia. Perché la macchina fotografica è uno strumento assai rigido, ma estremamente complesso e dinamico nei risultati. Quindi è fondamentale che conosciate il vostro strumento e che sappiate manovrarlo per ricavarne il meglio assoluto. E soprattutto per dare forma giusta e corretta alle vostre idee. Non a caso, per esempio, molti fotografi non riescono a cambiare marca di fotocamera. Ma una volta che avete appreso queste piccole cose, questi piccoli tecnicismi, che potete benissimo apprendere da un corso di fotografia di quelli base, o magari affiancando un professionista per un po' di tempo,
Il resto della vostra formazione deve necessariamente venire da altre fonti. Infatti, quello che Ghirri ha sempre insegnato, anche durante le sue lezioni all'università, è che un fotografo, per fare bene la sua professione in maniera creativa, deve attingere da tutto. Deve osservare tutto, certo la realtà in primis, quello che gli succede attorno, ma deve anche studiare tanto, e non la fotografia, ma l'arte, il cinema, la musica, l'arte del videoclip, l'architettura, e cercare di rubare un po' da tutte queste discipline, perché solo unendo questi piccoli tasselli, questi piccoli frammenti, un fotografo potrà avere la propria idea personale della realtà. E solo se si ha un'idea molto chiara, molto ben delineata, solo in quel caso si riesce a dare perfetta rappresentazione a quell'idea. Grazie a questa sua continua ricerca in tutti gli ambiti dell'arte e della rappresentazione in generale, Ghirri conobbe Vittorio Savi, che fu una figura chiave nella carriera del fotografo, perché fu proprio grazie a Vittorio Savi che Ghirri iniziò a fotografare l'architettura e interpretare i grandi capolavori degli architetti italiani di quegli anni. Savi infatti notò le fotografie di case e di abitazioni che Ghirri aveva fatto in passato, luoghi semplici e ordinari a cui però il fotografo riusciva a dare una storia interessante da raccontare. E così decise di proporlo alla rivista Lotus per fargli realizzare gli scatti che avrebbero accompagnato alcuni articoli a proposito delle architetture di Aldo Rossi, di Vittorio Gregotti, di Giovanni Michelucci e di altri nomi illustri dell'architettura italiana di quegli anni. Si può probabilmente dire che fu proprio Savi a creare il mito di Ghirri come fotografo dell'architettura, anche se personalmente io credo che Savi abbia soltanto portato alla fama, soltanto messo in luce quello che era un talento già insito nel fotografo. E infatti fu proprio allora, ovvero negli anni 80, nei primi anni 80, che Ghirri, da perfetto sconosciuto, diventò il fotografo con la F maiuscola, il maestro del paesaggio. Paesaggio inteso sempre come paesaggio umano, perché ricordiamo che Ghirri era sempre alla ricerca di cose, di oggetti che riuscissero a raccontare i suoi paesaggi. Oggetti che ovviamente, come l'architettura stessa, non erano altro che frutto della mano dell'uomo. Ed è per questo che Ghirri non si riferisce mai al paesaggio come mero paesaggio, ma come paesaggio dell'uomo, perché di fatto tutto quello che lui rappresentava era fatto dall'uomo, anche se magari l'uomo non era presente nelle sue fotografie. E in più Ghirri ci metteva del suo in tutto questo. Le sue foto delle architetture di Aldo Rossi, per esempio, sembrano quasi un omaggio, un ritratto votivo di questi edifici, e questo perché Ghirri era un ammiratore, seppur non proprio tanto corrisposto, di Aldo Rossi. E questo lo si può evincere da tutti i suoi scatti fatti alle architetture di Aldo Rossi. Probabilmente Ghirri era affezionato ad Aldo Rossi anche perché dalle sue architetture, dalla sua composizione architettonica, egli imparò moltissimo nella composizione fotografica. Apprese la geometria nel senso più purista del termine, pur non rimanendovi mai incastrato. Nelle fotografie che seguirono quel periodo, infatti, Ghirri inserì queste nuove nozioni di composizione geometrica, ma sempre ammorbidendole col proprio punto di vista, con il gioco del fuoco e con quelle che erano le sue prospettive, uniche nel loro genere, che riuscivano quasi a tracciare delle linee nelle sue inconfondibili opere. E questo fece sì che il suo lavoro come fotografo e quello di fotografo dell'architettura fossero un flusso continuo, coerente, in perfetta combinazione. Ghirri infatti rimase sempre nella sua figura, rimase casalingo, per così dire. Non ricercava mai la novità nell'esotico, ma nel suo, nel vicinato, in quello che lui conosceva bene. E forse è proprio per questo che era un grande amante di Aldo Rossi, oltre che per le ragioni che abbiamo già detto. Perché Aldo Rossi lo sentiva familiare, Aldo Rossi era l'architetto della Pianura Padana. Eppure, nonostante questa sorta di aria di casa che si respira negli scatti di Ghirri, egli riusciva a trasmettere in ognuna delle sue inquadrature un aspetto sempre nuovo, dando sempre un diverso punto di vista ad ogni scatto. Splendido il suo lavoro per la guida del Touring Club, in cui Ghirri si misura con la monumentalità, e secondo me è proprio in questi scatti che viene fuori la sua poetica. Ghirri riesce a rendere il monumento umano. Ancora una volta
non fotografa un luogo, un'architettura, ma fotografa un prodotto dell'uomo. Una cosa che, seppur così grandiosa e maestosa, è in obbligata stretta relazione con la mano umana. E questa dimensione così umana è proprio il segno distintivo di Ghirri, la sua virtù. Virtù che spesso si è trasformata in croce. Ghirri non è mai stato, infatti, un autore ricco dal punto di vista proprio economico. Non riuscì mai a ricavare grosse soddisfazioni economiche dal suo lavoro. E questo perché gli piaceva stare nel suo, ricercare, interpretare e non chiedere e non adattarsi alle richieste della committenza. Committenza che spesso non riusciva a capire il suo modo molto umano di rappresentare il paesaggio. Le architetture ritratte da Ghirri infatti non ci faranno mai inginocchiare, non ci faranno mai commuovere per la loro grandiosità. Non guarderemo mai ad esse come imponenti oggetti, così aulici da sembrare quasi autogenerati. No, Ghirri racconterà sempre di oggetti più o meno grandiosi, ma solo insieme alle mani che li hanno creati e agli occhi che li stanno osservando. Io credo che anche se la fotografia non sia la vostra cosa e magari non ci capiate niente o semplicemente non vi interessi come disciplina, quella di Luigi Ghirri sia una lezione preziosissima per chiunque. E la lezione è: non vi è una sola strada per interpretare le cose, ma tutto sta nello sguardo di chi osserva. Uno sguardo che, oltre al semplice guardare le cose, le deve indagare, le deve conoscere e cercare dei riferimenti e dei termini di paragone, perché solo così avrà una restituzione perfetta dell'immagine che ha davanti, anche una fotografia. E se invece siete appassionati di fotografia, siete fotografi in erba magari che stanno imparando, direi che non c'è una sola lezione che possiate imparare da Ghirri, ma c'è moltissimo che possiate imparare, anche se la cosa principale che dovete capire è che non è la vostra macchina fotografica, il modello di obiettivo, non è il tipo di luce, non è l'apertura del diaframma che scegliete a fare una buona foto, ma è la vostra cultura, la vostra sensibilità, nonché il saper mettere un po' della vostra personalità, il vostro modo di vedere le cose. Quello sì fa una buona fotografia. La tecnica vi serve, sì, ma solo per trovare un metodo, una formuletta che possiate applicare. È un po' come se foste dei pittori. Dovete conoscere e saper scegliere il tipo giusto di colore, la tela. Certo, ma questa scelta non è l'unico requisito per creare un capolavoro. La vostra interpretazione, quello lo è. Quindi amici, che dire, avremmo potuto parlare altre 20.000 ore di Luigi Ghirri, ma credo che la morale della favola vi sia chiara. Perciò credo proprio che questo video termini qui. Se avete altre curiosità, domande, perplessità o richieste in generale, scrivetemi pure nei commenti o contattatemi sui miei social. Leggo sempre tutto e rispondo sempre a tutti. E questo perché credo che il confronto tra di noi sia fondamentale. Questo canale nasce anche e soprattutto per questo. In più, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di cliccare sul pollicino in su, perché sapere che apprezzate quello che faccio è un ottimo carburante per il mio lavoro e mi sprona ad andare avanti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!